questa sfida ci siamo, nei prossimi 90 minuti sapremo tutta la verità su questo match. Gara che sulla carta può regalare emozioni, rimanete con noi. Gara che si disputa con una cornice di pubblico degna dei grandi appuntamenti. È uno dei match da non perdere per chi vive, per chi respira calcio ogni giorno dell'anno. Qui è Piero Gepardo che vi parla, con me Lele Adani, squadra in campo per questo match di club. Entrambe le squadre hanno qualità, cosa che almeno sulla carta è sempre garanzia di spettacolo, staremo a vedere. Questo, ragazzi, è un match che stuzzica la fantasia dei tifosi e di tutti gli appassionati, ma noi compresi, eh? Le premesse per non annoiarci ci sono tutte. Ora tocca alle due squadre in campo mantenerle. L'errore banale del Boro. Buon pallone filtrante. 1-0, non ha sbagliato. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio sbarcante da cui è scaturito il gol. Complice anche la distanza ravvicinata, non era un gol particolarmente difficile, va detto. Se avesse sbagliato staremmo parlando di un errore da matita rossa. Palla che finisce sul fondo, ha perso una buona occasione. Cha, l'arma del vantaggio si gioca. Vediamo cosa inventa ora. Recuperano palla in zona d'attacco. Può avvicinarsi alla porta. Nessun problema per la difesa che recupera. Doan. Possesso palla per il Boro. Intercetta il cross e spazza via. Flores. Mette fine all'attacco e recupera il pallone. Contrasto efficace. Porta palla. Ferma un'azione pericolosa qui. Si riprenderà con un fallo laterale. Va via di fisico. Dikakoi. Calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. La mette sulla corsa del compagno. Possono pareggiare. Possibilità dalla bandierina per il Boro. Palla verso il centro dell'area. Attenta qui la difesa. Interviene sul pallone e lo fa suo. Prova a farsi avanti. Prova a impensierire il portiere. Gran
grande intervento che sventa un'azione molto pericolosa. Flores. Palla che spiove. Pericolo scampato. Dick Akoi. Jaskelainen. Prosegue qui dell'avanzata. Senza problemi qui per la difesa. Sul cronometro pochi minuti in questo primo tempo, risultato che fin qui premia la squadra ospite. Partita che sfugge ad ogni pronostico, Pier, e il risultato è lì in bilico. Un solo gol di vantaggio al giorno d'oggi non dà proprio alcuna certezza. Per vincere dovranno lottare su ogni pallone fino al triplice fischio. Questa è la mia impressione. Pallone spazzato via. La difesa legge bene la traiettoria. Hanno campo, possono far male con la ripartenza. Perdono palla, niente ripartenza. Ottima recupera, attenzione. Cross in mezzo. Potevano far male da lì. La gioca profonda verso l'attaccante. Azione interrotta, c'è offside. La sventagliata a cambiare gioco. Sistema il pallone per calciare il corner. Al tiro della bandierina e c'è il gol, la parità con carattere, con grinta. Rivediamo il corner dal quale è scaturito il gol. Eccolo, un'incornata che non ha lasciato scampo al portiere. Non c'è più tempo, finisce la prima frazione a Stamford Bridge. Match che è ripreso, si riparte dal pareggio con cui si è chiusa la prima metà di gara. Cerca la profondità con questo tocco morbido. Occasione d'oro. Stavano già per festeggiare, ma non avevano fatto i conti con il portiere. Che parata, Lele. Non capita spesso di vedere qualcosa di simile. Che tuffo incredibile, Pier. La
mette in area, allontana il pericolo. Interviene e recupera palla. Sale il pressing, allora tocco prudente al portiere. È in buona posizione. Supera l'avversario molto bene. La mette in area. Ha letto molto bene questa situazione. Alza la traiettoria. Errore e pallone riconsegnato. Ottimo intervento, senza fronzoli. Nuovo possesso per il Boro. Metri per avanzare. L'arbitro assegna il fallo laterale. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Risolve problemi, grande intervento. Pallone recuperato. La mette fuori. Oh. Situazione di parità, fanno girare il pallone. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Oh. Si butta in avanti. Intervento sanzionato dall'arbitro, sarà punizione. Il pericolo qui. Jaskelein. Sventa il pericolo. Se ne va di forza. Conclusione murata. Segue qui dell'avanzata. Flores. La mette nel mezzo. Intercetta palla, vediamo se la sfruttano. Attento qui il difensore che allontana. Difende bene il pallone.
ancora 5 minuti da giocare. Flores avanza a caccia del gol che potrebbe chiudere i giochi. Se la cavano, possono tirare un sospiro di sollievo. C'è il cross nel mezzo. Ci sarà un minuto di recupero. Risolve con un intervento decisivo. E dunque continua l'adrenalina con i tempi supplementari. Si parte con il primo tempo supplementare, ovviamente con lo spettro dei rigori. Sbaglia la misura del passaggio, pallone che termina in out. Pressing che funziona bene, riconquistano palla. Prova a sorprendere la difesa. Portiere attento qui, va in presa ed evita guai. Traversone in area. Decisivo l'intervento del difensore. Jaskelainen. Entrata pulita sul pallone, nuovo possesso. Punta la porta. Legge bene questa situazione, fa svanire l'attacco. Dikakoi. Occhio al traversone. Riceve e controlla senza problemi. Attentissimo, situazione che era complicata. Quarto uomo segnala, un minuto di recupero. Primo tempo supplementare che va in archivio, ancora in parità.
l'arbitro può fischiare l'inizio del secondo tempo supplementare. Si ferma l'azione, nessun dubbio, per il guardaline è fuori gioco. Fatica a tenere il pallone. Interviene e riconquista il pallone. Non si accontentano del pari, provano in questo finale. È fallo, calcio di rigore, hanno l'occasione per portarsi avanti in questo finale di gara. Oltre al rigore arriva anche l'ammonizione per l'autore del fallo. Capisce tutto e para. Potevano portarsi in vantaggio, ma non avevano fatto i conti con i riflessi del portiere. Ha letteralmente evitato un gol fatto e non poteva scegliere il momento migliore. Occhio al tocco in mezzo. Esce nel traffico il portiere e la blocca. Palla che finisce fuori. Riconquista un pallone importante. Ha provato la sventagliata, ma il lancio era irraggiungibile. Brava qui nell'avanzare. Prova il traversone sul palo lontano. È andata un passo dall'ennesima gioia personale in questa sfida, ma il portiere le ha detto di no. È scatenata oggi. Cerca la porta ad ogni angolazione. Prova a rendersi pericolosi, manca poco ormai. Intervento chiaramente falloso, può starci anche il cartellino, vediamo. Posizione invitante, risultato non all'altezza. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Si chiudono dunque anche i supplementari. Parità, si va ai rigori. Sta per calciare il primo rigore della serie. E c'è il gol. Pallone sistemato sul dischetto. La mette. Palla in rete. Ha rischiato la conclusione centrale, gli è andata bene. Rigore trasformato con sicurezza, imparabile. Guarda negli occhi il portiere. E c'è il gol. Ha rischiato qui calciando centralmente, sperava che il portiere si muovesse e così è stato. Non sbaglia. È pronto a partire. Decisivo qui il portiere. Ha salvato il risultato evitando il gol. Fa centro dagli 11 metri. Ha dimostrato di avere grande sangue freddo. È il rigore che può tenere viva la speranza. Rete. Con questo calcio di rigore può regalare la vittoria alla sua squadra. Palla in rete.
finisce qui il match e possono cominciare i festeggiamenti. La tensione che traspariva dai loro volti prima del rigore decisivo ha lasciato spazio ai sorrisi per questo successo.